Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento in cui abbiamo l'onore e il grandissimo piacere di avere con noi Nello Cristianini. È veramente un piacere per me a livello molto personale, perché conosco Nello da tantissimo tempo, da quando ero una studentessa, e come tantissimi nella comunità di intelligenza artificiale, di machine learning, ho studiato sui suoi libri, sui tuoi testi. Nello è professore a Bristol University e il suo testo Introduction to Support Vector Machines è diventato veramente una delle bibbie della comunità. Si parla di intelligenza artificiale, ma come ha detto giustamente Nello, ormai è il machine learning che si è intrifolato dappertutto, i metodi statistici, e che stanno diventando veramente pervasivi. In questo diventare pervasivi è importante porsi il problema di che cosa succede quando questi algoritmi entrano a far parte del tessuto della nostra vita in maniera così invasiva, in maniera così importante, anche in maniera così sottile, senza che ce ne rendiamo conto. Quando ci siamo sentiti, prima di questa della visita di Nello qui, abbiamo fatto una breve chiacchierata e ci sono due cose che Nello ha detto che mi hanno colpito moltissimo e che vorrei condividere con voi. La prima è stata: a me interessa non fare male alla gente, a me interessa capire cosa può succedere. E questo credo sia un pensiero molto importante che si ricollega all'altro pensiero che abbiamo fatto insieme. C'è un po' una moda nella comunicazione sull'intelligenza artificiale, sul machine learning, che è passata negli ultimi anni da un entusiasmo sfrenato a una visione molto cupa, molto, molto pessimista, che è quella che stiamo vivendo adesso. E quello che ha detto Nello mi ha colpito molto è noi tecnici, noi che facciamo poi questi algoritmi, poi a un certo punto lasciano il laboratorio e vanno fuori, abbiamo la responsabilità di dire le cose come stanno, the good, bad and the ugly. Sta a noi, non dobbiamo cedere all'hype, non dobbiamo cedere alla moda comunicativa del momento. Ecco, io questi due pensieri, io credo facciano capire che oggi Nello qui ci regalerà qualcosa di bello. The floor is yours. Metto il cronometro. Quanto dura la lezione? Quanto dura? Un'ora? Un'ora. Scusate, metto sempre l'orologino. Un'ora. Va bene, mi faccio. Se fai domande alla fine, forse anche meglio. State. Grazie a tutti per l'invito, grazie Barbara per l'introduzione. Mi sentite? Io con i microfoni non vado mai bene, d'accordo? Più vicino? Ecco, e avvisatemi se non si sente. Allora, facciamo le cose semplici, quindi niente preamboli. Barbara ha detto tutto e anche troppo generosamente. Uno dei motivi per cui non si riesce ad avere una conversazione sensata spesso sull'intelligenza artificiale è che tutti hanno in mente cose diverse. Mi trovo a parlarne con dei politici negli ultimi anni, con degli avvocati, con dei filosofi. Ci troviamo spesso a parlare di questo argomento con persone che hanno un'educazione diversa, con gente che si occupa di cose diverse. L'ansia nasce spesso dal fatto che non ci sembra di poter capire, perché le cose che sappiamo già, le cose che leggiamo sui giornali, poi non corrispondono a quello che vediamo. E questo fa ansia. E abbiamo ragione, perché le macchine che stiamo costruendo, Barbara con i suoi 100 collaboratori a Torino e gli altri, non sono quello che vediamo al cinema. Se noi facciamo le leggi e le filosofie e la divulgazione sulle tecnologie che non esistono, che sono a Hollywood, è chiaro che poi ci viene ansia, perché vediamo la realtà che è diversa. E qui spero di risolvere questo piccolo divario quest'oggi.
Cos'è una macchina intelligente? Ecco, a proposito, ogni singola immagine, a parte una, qui è stata generata da un algoritmo di intelligenza artificiale, compresa questa. Sono immagini singole, non le trovate su internet, le abbiamo generate apposta. Allora, chi è questo signore? Vediamo il test dell'età. I vecchi, con loro grande vergogna, lo riconosceranno, i giovani no. Chi è questo signore qui? Dai, almeno uno. Nessuno. Uno, Barbara. Nemmeno te. Allora, un fisico? C'è un fisico qui. Neanche un fisico, ecco perché. Questo si chiama Carl Sagan, è un grande astronomo, è stato uno dei primi scienziati televisivi in America negli anni 70, faceva programmi televisivi di scienza. Direi che è la versione americana di Piero Angela o di David Attenborough, ma questo non era un giornalista scientifico, questo era uno scienziato che produceva scienza e che anche comunicava scienza. Carl Sagan, negli anni 70, ha avuto un incarico, un privilegio. Quando tiene in mano questa targa, targa di metallo, quando gli americani hanno lanciato la sonda Pioneer 10, poi 11 nello spazio, sapendo che sarebbe uscita dal Sistema Solare, hanno chiesto a lui di disegnare un messaggio che potesse essere usato per comunicare con un'intelligenza aliena. Se qualche alieno avesse per caso preso la macchinetta, Pioneer, avrebbe dovuto comprendere questo messaggio. Ora, questa ovviamente è un'idea strana, perché qual è la probabilità che qualcuno trovi un oggetto grande come un'automobile nello spazio? No? È una cosa un po' ingenua, forse, di quegli anni. Eppure il Pioneer 10 e anche l'11 sono entrambi fuori del Sistema Solare ed entrambi hanno sopra questa targhetta qui. Mi sentite? Sì. Sento il suono. Bene. Bene. Io ho provato a pensare, che succede se ci metto davanti il mio gatto? Questo è il mio gatto vero. Perché questo gatto è una forma di intelligenza, nel senso che si è evoluto nel mio pianeta, abbiamo una storia evolutiva identica fino a pochissimi milioni di anni fa, si parla di 30, 40 milioni di anni fa, è una cosa recentissima la nostra divergenza. Vive in casa mia, comunica, trova il modo di prendere i topi, scappa dai cani, fa delle cose intelligentissime. Eppure questo gatto davanti a questa macchinetta, a questa targa, non capisce. Questa targa contiene la mappa del Sistema Solare, la mappa delle pulsar. Sembra incredibile. Sagan ha fatto anche di peggio. Ha creato un messaggio da mandare nello spazio, studiato in modo tale che, secondo lui, qualunque forma di intelligenza dovrebbe riuscire a comprenderlo. Era una serie di bit che, riorganizzata in modo opportuno, dava vita a un'immagine di un essere umano. Una componente di questa immagine contiene la molecola del formaldeide e lui pensava che in questo modo l'alieno potesse immaginare la frequenza di risonanza del formaldeide e usare questa frequenza per sintonizzare la radio e per sentire i messaggi che gli mandiamo dal radiotelescopio. Ha dato questo messaggio ai suoi dottorandi che lo hanno decriptato, almeno in parte. Ecco, questo era quello che si aspettava un grande fisico dall'intelligenza aliena, che fossero dei dottorandi di fisica, che potessero capire come si fa a interpretare questa cosa qua. E questo non è un caso unico. Il mio gatto ovviamente ha le sue opinioni sul formaldeide e sulla frequenza di risonanza, ma questa cosa qua l'abbiamo fatta noi ricercatori di intelligenza artificiale per decenni. Il primo algoritmo intelligente negli anni 50, quello propagandato, si chiamava The Logical Theorist, il teorico logico, e dimostrava i teoremi della logica. Perché qual è la forma più alta dell'intelligenza per un matematico? Dimostrare i teoremi, giusto? Questo è. Ed è una cosa che ci portiamo dietro da sempre. Secondo me, se noi diamo un libro di teoria delle dimostrazioni matematiche a un topo o a un altro sistema intelligente, questo è il suo destino. Abbiamo cercato l'intelligenza nel posto sbagliato per 70 anni come ingegneri
e per molto più a lungo, prima, facendo lo stesso sbaglio che hanno fatto tanti altri scienziati prima di noi. Quanto ci ha messo Copernico a convincerci che non siamo in un posto speciale? Quanto ci ha messo Darwin a convincerci che non siamo una specie speciale? Siamo di nuovo lì. L'intelligenza non è dimostrare i teoremi, non è comprendere la molecola da forma del, non è conoscere la fisica, è qualcos'altro. Bene, qui ho un esempio di un agente intelligente. Vediamo se lo trovate. Chi sa dirmi il nome di questo agente intelligente? Dai, uno, almeno uno. E gli studenti sono uguali in Inghilterra e anche in Italia. Nome dell'agente intelligente? Barbara, tu se non sei. Brava, sì, però è lì, c'è un trucco, fanno bene loro a non dire niente. È la pianta. La pianta, ma anche l'ape, sono due agenti intelligenti. La pianta è un agente intelligente, ha un obiettivo chiaro, deve impollinare l'altra pianta e non può, non ha i piedi, non ha i muscoli, deve manipolare il suo ambiente. E nel suo ambiente ci sono gli insetti. E quindi mediante colori, odori, sapori, trucchi e sotterfugi, convince questa povera ape a fare il suo lavoro. L'ape agisce allo scopo di manipolare il proprio ambiente. È questo che fa un agente intelligente. L'ape è uguale, un altro agente intelligente, col cervello in questo caso. Prendere le decisioni appropriate in situazioni nuove, mai viste prima. Altrimenti basterebbe una memoria, in modo da perseguire i propri obiettivi in un dato ambiente. Questo è. Io metto il robot Roomba sul pavimento, questo deve percorrere il suo percorso, trovare la polvere e avanti così. L'ape deve trovare il nettare, la pianta deve impollinare l'altra pianta. La lumaca, ho messo anche la lumaca. Qui c'è il porcospino. La lumaca deve andare a mangiare il basilico, però c'è il porcospino lì. Da che parte va? Decisione. L'uccello deve mangiare i suoi zuccheri. È più dolce il frutto, quello nero o quello rosso? Decisione. Prendere decisioni in modo tale da perseguire i propri obiettivi in un certo ambiente è quello che noi chiamiamo comportamento intelligente. Questo agente può imparare, assumere informazioni, calcolare, in certi casi fanno anche ragionamenti, in certi casi fanno dei piani, ma non è necessario. In molti casi imparano, ma nemmeno questo è necessario. Ci sono dei batteri che prendono decisioni molto complesse. Da che parte andare con il flagello a cercare lo zucchero? Questi batteri decidono delle cose importantissime, usando le informazioni, perseguendo i propri obiettivi, funzionando in ambienti diversi, senza conoscerli prima, nuovi, senza cervello, senza logica, senza linguaggio, senza cultura, senza formaldeide, senza teoremi. L'intelligenza c'è su questo pianeta da miliardi di anni, prima del primo uomo, prima della prima parola, giusto per capirci. E lo sappiamo, perché vediamo prede, predatori, branchi, animaletti specializzati nell'imbrogliare il dinosauro per mangiargli le uova, è tutto già studiato prima del primo uomo. Noi non siamo il pinnacolo o l'esempio o il paragone dell'intelligenza. Bene? E dobbiamo stare attenti a non autoingannarci ora che cerchiamo di studiare e comprendere queste macchine che stiamo costruendo. Bene, pensate a un algoritmo che deve filtrare un messaggio email nuovo, mai visto prima, e magari raccomandare un film nuovo di YouTube a un utente nuovo, mai visto prima, perché l'algoritmo è stato scritto 10 anni fa, quando ancora non c'erano i programmi televisivi di oggi, i bambini erano piccoli. La macchina riesce a raccomandare i film, i libri, bloccare i messaggi spam, diagnosi medica. Le macchine di oggi prendono decisioni costantemente allo scopo di perseguire i propri obiettivi e lo fanno imparando dall'esperienza, in modo autonomo. Sono agenti intelligenti. E ce ne sono tanti nel vostro telefono, tantissimi. E li usiamo per prendere decisioni importantissime. Se darvi un mutuo, se farvi entrare nella scuola, se offrirvi un lavoro. Quando voi mettete il curriculum su Indeed, Indeed vede il curriculum, sa che ci sono insieme di lavori possibili, cerca di trovare un lavoro adeguato, fa la graduatoria, decide cosa fare. La vostra vita un giorno potrebbe cambiare in base alla decisione di un algoritmo che ha letto il vostro curriculum. Il suo obiettivo è massimizzare qualche quantità, che sia la soddisfazione dell'inserzionista o del cliente. Bene, qui è l'idea fondamentale.
Abbiamo fatto grandi cose. Negli ultimi 20 anni queste macchine funzionano, le abbiamo tutti in tasca, abbiamo però dei problemi. Abbiamo dei giornali che parlano di dipendenza, nel senso di addiction, per esempio a causa dell'algoritmo che raccomanda i contenuti, abbiamo algoritmi che prendono decisioni in modo questionabile, alcuni affermano che l'algoritmo decide in modo sessista o razzista. Abbiamo anche il problema delle fake news, in cui ci raccomandano notizie vere o false, a seconda, molto spesso scandalose, sensazionalistiche. E avanti così. Ci troviamo in una situazione in cui abbiamo contatto quotidiano con algoritmi che prendono decisioni grandi e piccole e imparano. Questa è oggi l'intelligenza artificiale. Se noi vogliamo fare le leggi e le teorie filosofiche per coprire Terminator o per coprire la nostra idea letteraria di un automa con cui possiamo dialogare, l'idea che vogliamo avere un dialogo con le macchine. Pensate ad avere un dialogo con la lumaca del giardino. Pensate che idea sarebbe. O con la medusa del mare. Quello è il rapporto. Non capisco perché mandiamo messaggi nello spazio sperando di avere una risposta. Se abbiamo fortuna, il messaggio troverà un oceano con delle meduse su una stella lontana, che hanno interessi interamente diversi, non capisco da dove nasca l'idea di ricevere un messaggio indietro. Non capisco. Ma questa è la potenza del nostro antropocentrismo, che ci porta sempre dalla parte sbagliata. Ecco, secondo me, parte dell'ansia. Non riusciamo a capire come fa quello che abbiamo in mano a riconciliarsi con quello che ci hanno detto. Ecco, io cerco di dirvi le cose un po' diversamente, se posso. Questo qua la sua pennina, la sua, il file era completo. In caso trasferiamo su. Andare più giù, se ci sono tutte, che paura che magari immagino. Sì, ci sono tutte, benissimo. Bene, allora, questa era la pausa che vi serviva per riuscire a riconcentrarvi. Come siamo arrivati a questo punto qua? Cerco di svegliarci, perché sennò... Bene, qui scatta la storia del tre scorciatoie, che è la storia centrale. Posso dire, Alessia, scusa, si può già dire ai ci sarà un libro fra alcuni mesi che si chiamerà La Scorciatoia, che voi vi invito a scrivere nella letterina a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, La Scorciatoia del mulino. Bene? Scritto. Se vi comportate bene, vi arriva nella calza. Bene. Tre ne racconto, ma ne abbiamo prese molte di più di scorciatoie per arrivare alla destinazione a cui vogliamo arrivare. Qui c'è una immagine generata da un algoritmo che cerca di rappresentare l'idea di scorciatoia. E mi piace che uno va con la moto sopra i fiori e fa dei danni pazzeschi pensando di fare una cosa intelligente. Bene. Uno. Qui siamo al Politecnico. Questa è una storia da Politecnico. Se un ingegnere vuole fare un ponte o un canale di irrigazione, cosa fa questo ingegnere? Studia l'idraulica, studia la statica, la scienza dei materiali, fa un modello col computer, dimostra che c'è abbastanza pilone. Ieri sono passato da Genova, gli sbagli li facciamo. Però l'idea, un ponte si sa come si fa, no? Bene. Si fa così. Tecnologia si fa così. Teoria, modello, implementazione. Se io non so la statica o la scienza dell'idraulica, poi non posso fare un canale decente, no? E questo abbiamo tentato negli anni 50, 60, 70 e avanti. Studiamo il linguaggio e quando l'abbiamo compreso, ci siamo detti, implementiamolo in un sistema per fare le traduzioni. O studiamo la visione e poi implementiamo questo in un sistema che sia capace di riconoscere le persone. Si studia e si implementa. È successo a me. Quando ero all'Alto Politecnico, perché io ho fatto la laurea a Trieste, ma la tesi soltanto la tesi a Milano, dove c'era l'unico professore che conoscevo io che facesse queste cose negli anni 90.
E lì la cultura era quella. Vuoi studiare la percezione umana? Leggi il libro di medicina, impari come funziona un occhio e poi implementa. Questa era la cultura del Politecnico di quegli anni. Ma dopo decenni di tentativi non abbiamo prodotto alcun sistema di traduzione, di dialogo, di visione, non funzionava niente negli anni 80. Nonostante investimenti pazzeschi. Gli anni 80 sono anni di enorme delusione per il nostro campo e anche l'inizio degli anni 90, anni di enorme delusione. Bene, qui c'è la storia di questo interessante personaggio della IBM che si chiama Friedrich Jelinek, che è famoso per molte cose, ma anche ha detto: ogni volta che licenzio un linguista, la performance del sistema aumenta. Questa era la sua frase, no? Di frustrazione verso tutti questi linguisti che erano nel suo laboratorio. E lui è quello che ha iniziato a convincere il mondo che sarebbe bene usare i dati statistici per predire le parole, quelli che oggi chiamiamo language models, i modelli di linguaggio statistici. Quella negli anni 80 era un'idea pazzesca. Serviva a riconoscere una frase mal formata da una frase ben formata, senza grammatica, senza regole grammaticali. E quando si può predire la prossima parola di una frase, come lui ci ha mostrato, statisticamente, non è difficile predire il prossimo prodotto che comprerete su Amazon. È la stessa matematica. E quando si può fare questo, predire quale notizia o quale video vi farà cliccare è uguale. Quindi risolvere il problema dai dati alle tradizioni della prossima parola vuol dire risolvere un intero problema culturale. Vuol dire prendere una grande scorciatoia. Vuol dire rinunciare ai modelli e alla comprensione teorica in favore della previsione. Bene. Ed è una cosa che si fa sempre in psicologia. Si chiede ai ragazzini di riempire le caselle mancanti in un testo per vedere se hanno capito il linguaggio, se sanno parlare la lingua straniera. È un metodo che ha un nome, si chiama the closed test in statistica, nella Gestalt. Il test del quoziente intellettivo, lassù in alto, nell'angolo, è uguale. Sequenza di simboli, prevedete il simbolo mancante. Previsioni, non teorie. Questo fa il sistema che raccomanda le parole quando scrivete su Word, su Microsoft Word. È uguale, statistica. Allora, qua vado veloce perché non c'è tempo, ma riuscire a predire la lettera mancante, la parola mancante, in questo caso predire la casella mancante nella matrice, ecco, è un problema di pattern recognition, è un problema di statistica, è un problema fondamentale nella teoria della scienza. Adesso non c'è tempo oggi di parlare di filosofia della scienza, ma è ovvio che l'induzione, il problema dell'induzione, è questo alla fine, no? Avessi tempo parleremmo di cosa è possibile e cosa è impossibile tecnicamente in questo momento. Le macchine di oggi possono fare questa cosa qui benissimo. Diamo una matrice 1 miliardo per 1 miliardo con degli elementi mancanti. La macchina capisce il pattern, riempie le caselle mancanti. Ed è così che Netflix vi presenta il video giusto ogni sera. Esattamente così. E così, adesso faccio veloce, ma insomma è ovvio che quando io mi trovavo negli anni 90 a fare queste cose, il professore mi avrebbe detto: voglio riconoscere le facce delle donne, degli uomini, dei vecchi, dei giovani, studia l'anatomia e poi implementa. Il mio studente mi ha chiesto la stessa cosa qualche anno fa e gli ho detto: trovami 5 milioni di facce. E lui, 78 giorni dopo, fatto, 5 milioni di facce. Seconda domanda, addestriamo una rete neurale, fatto. 10 giorni. Quale delle due sia una scorciatoia non è banale, perché nel mondo prima non c'era modo di raccogliere 5 milioni di facce se non andando in giro con la macchina fotografica a disturbare la persona. La cosa breve era fare teoria. Nel mondo di oggi chiunque può prendere 5 milioni o anche 3 miliardi di facce. La cosa breve è questa. Qual è la scorciatoia? Dipende dal momento. Ora c'è un metodo e c'è un altro. C'è il web con queste informazioni. Raccogliere 100 miliardi di documenti bilingui si può fare oggi. Non si poteva fare 30 anni fa. Bene, pronti? E qui nasce l'idea, quella che si chiama la fine della teoria, the end of theory, così intitolava Wired Magazine. Facciamo previsioni senza fare spiegazioni. Sappiamo cosa succederà,
senza sapere perché succederà. Questo è il cambiamento degli ultimi 10 anni, no? Culturale. E le macchine hanno delle conoscenze distillate da questi dati, ma espresse nella forma di una tabella di numeri reali che noi non possiamo interpretare. È un file enorme di numeri. Possiamo... Ecco, allora, questo crea la seconda scorciatoia, crea la premessa per la seconda scorciatoia. Qual è? Che ci servono i dati. Chi ti dà i dati? Perché sapete, andare a produrre dei dati può essere costoso tanto quanto andare a produrre delle teorie. Se io avessi voluto avere 5 milioni di facce nel 95, avrei dovuto andare a chiedere alla gente la foto. Poi svilupparla quella volta, chissà come, no? Scannerizzarla in qualche modo. Negli anni 80, immaginate, anche solamente 3 euro a foto negli anni 80, 3 euro, 6.000 lire, avreste avuto milioni da pagare per un esperimento. Adesso si fa in 10 minuti. E qui nasce tutta quanta la retorica dei dati intesi come il nuovo petrolio, l'importanza dei dati come risorsa naturale, gli investimenti governativi, la pressione delle compagnie, i dati, dappertutto i dati, la data science. Chissà quanti saranno venuti al Politecnico qui perché hanno sentito parlare di data science. E nasce da lì. Nasce da quel momento lì. Bene, il tutto su scala pazzesca. E qui scatta la seconda scorciatoia. Non spendiamo i soldi, ci siamo detti, per creare i dati, ricicliamoli. Dati già preesistenti in natura. Volete addestrare un sistema per riconoscere i caratteri, i numeri manoscritti? I codici postali sulle buste sono già lì. È così che abbiamo fatto. Abbiamo 57.000 immagini di codici postali, di cifre prese dalle buste americane, come si vede lì. Così la macchina ne vede tanti e può imparare dagli esempi. Volete vedere le foto delle persone? Si va sul Internet Movie Database, prendiamo gli attori di Hollywood. Sono dati preesistenti in natura. Qui, se avessimo tempo, potremmo parlare di quante assunzioni abbiamo inserito con questo piccolo passo apparentemente innocuo. Vogliamo delle facce per riconoscere le facce all'aeroporto? Addestriamo su Internet Movie Database. Come dire, la persona tipica è un attore di Hollywood. Qui è discutibile se è vero, se sia giusto. E la scrittura tipica è chi scrive le lettere in America e mette le cifre, le lettere manoscritte in America. E beh, gli altri? Io per esempio non scrivo così. Dobbiamo prendere dei dati, senza volerlo, inseriamo delle assunzioni. La macchina impara il bene, il male, tutto quanto, e più o meno funziona. Funziona meglio che non averla, intanto per cominciare. E funziona meglio che quelle fatte con i modelli teorici. Ma non vuol dire che sia perfetta. E usiamo gli email, le transazioni bancarie, usiamo quello che c'è. Dati trovati in natura, data in the wild, per risparmiare. E c'è un articolo bellissimo del 2010, scritto da 3 ricercatori di Google, che descrive come manifesto la teoria filosofica di questa transizione pazzesca, questo cambio di paradigma, direbbe uno scienziato, un sociologo della scienza. La prima lezione dell'apprendimento su scala web è usare dati che sono disponibili, piuttosto che sperare in dati che non sono disponibili. Questo è un momento pazzesco. Descrivevano cosa faceva Google da 10 anni. Prendi quello che c'è, usalo. Perché andare a produrre dei dati costa. Per fare il test del vaccino per il Covid, si sono pagati dei medici per andare dal paziente col consenso informato, 30.000 qua, 50.000 là, visita medica, iniezione, placebo, controllo, 6 mesi con un'app dedicata. Costa miliardi avere dei dati puliti, però avete poi delle risposte pulite, sapete esattamente il rischio e i benefici di quel vaccino, esattamente. Qui, non volendo pagare, si raccatta quello che c'è. E quindi non voglio fare la teoria e non voglio neanche generare i dati. Voglio prendere il codice su GitHub e voglio fare il classico sogno del garage con quello che mette su tutte le cose insieme e fa un prodotto. È quello che ci hanno detto. E qui iniziano le scorciatoie. Bene, come fa la gente, questo agente, a sapere cosa deve fare? La gente che raccomanda i video, come fa a sapere che video voglio vedere? Come faccio a spiegargli che voglio una barzelletta divertente, non una barzelletta noiosa? Non c'è mica la teoria,
delle barzellette divertenti. Non c'è la formula. Se ci fosse, scriveremo un programma in Python. Non c'è. E allora si può chiedere alla gente: date 3 barzellette, dimmi quale è meglio. Immaginate come ci comportiamo noi quando esce il pop-up e ci chiede se vogliamo accettare i cookie o no. Sempre a chiudere. Così abbiamo inventato la terza scorciatoia. Invece che chiedere alla gente, li osserviamo. Se uno clicca su un video, vuol dire che è quello che voleva. Questo è stato teorizzato. Ci sono degli articoli bellissimi degli anni 80 e 90 che dicono feedback implicito. Se uno clicca su un video, è quello che lui voleva. È da lì che la macchina impara cosa deve fare. Se voi foste degli economisti, voi conoscereste Samuelson, un economista, c'è un economista qui, Samuelson, che dice il cliente rivela le proprie preferenze comprando, revealed preferences, è un pezzo fondamentale assiomatico dell'economia. No? Bene, noi riveliamo le nostre preferenze alla gente, alla macchina che ci guarda, usandola. YouTube capisce cosa volete, questa era l'idea. E questa è una citazione di un articolo del 96, ma si può andare più indietro, no? È un'idea che circola da anni, questa è il feedback implicit. Ci sono dei momenti culturali in cui prendiamo una strada invece che un'altra. La teoria o i dati? I dati generati con i soldi o i dati riciclati? Feedback esplicito o implicito? Scelta dopo scelta, senza volere, ci portiamo in un luogo dove siamo adesso. Ma non sono cose che capitano per caso, ci sono delle scelte che abbiamo fatto lungo la strada. E possiamo trovare ancora le persone, tutti vivi. Questo è un campo così giovane, sono tutti in giro questi qua. So, tutto risolto? E negli ultimi 15 anni abbiamo avuto macchine che raccomandano, traducono, filtrano, fanno di tutto. Abbiamo creato quello che noi chiamiamo Data Driven Artificial Intelligence, intelligenza artificiale basata sui dati. Chi conosce Thomas Kuhn, il filosofo della scienza, qui vede subito la firma di quello che si chiama un cambio di paradigma, che è una cosa seria in filosofia. Non è come il venditore di macchine che adesso c'è la marmitta un po' catalitica e cambia paradigma in televisione. Questa è una cosa seria. Un paradigma scientifico è un concetto tecnico nella filosofia della scienza. E questo è cambiato sotto i nostri occhi 20 anni fa. Il paradigma di cosa vuol dire fare intelligenza artificiale. Bene. Problema risolto. Sì, però iniziano le notizie, gli algoritmi razzisti, la dipendenza, i problemi di salute e avanti così. Inizia la sorveglianza, inizia Snowden, inizia tutte le cose che abbiamo visto nella stampa degli ultimi 10 anni. Perché? Ecco, abbiamo ancora un po' di tempo, vorrei parlare di perché e cosa possiamo farci. Ma almeno spero di aver spiegato come funziona la traiettoria che ci ha portato fino a qui oggi. Sì, più o meno? Dipende anche dal microfono, perché ogni tanto si sposta. Prendiamo un esempio, l'esempio della raccomandazione di contenuti, ma si può fare altro anche, e sul libro c'è molto di più. Un tipo di compito è quello di trovare i contenuti da raccomandare all'utente. La macchina può fare altri compiti, può trovare la strada per tornare a casa, non so, una macchina può fare 1000 compiti, tradurre un documento. Qui nasce l'idea di engagement. Vogliamo trovare un contenuto che crei una reazione, che abbia l'attenzione, che attragga l'attenzione dell'utente. Engagement. Perché? Perché nel frattempo è nato il web, perché nel frattempo c'è da fare soldi, perché nel frattempo si può fare i soldi con la pubblicità, bisogna attirare il traffico. Ecco, attirare il traffico non è diverso da quel agente che c'era nell'immagine prima, quella che non era l'ape, quello che era la pianta. La pianta ha il problema identico, deve stare lì e trovare il modo di attirare il traffico, facendo delle promesse, facendo anche dei trucchi, non importa. Traffico. Ecco, l'algoritmo uguale. Ci siamo? L'algoritmo deve raccomandare, perché ha bisogno di... L'abbiamo programmato così, deve continuare a generare traffico, deve imparare. Cos'è la cosa che vi farà cliccare in modo individuale? Per ciascun utente, per ogni bambino in Italia, da qualche parte c'è un modello che dice questo bambino qui su YouTube preferisce vedere i Teletubbies e non vuole guardare Topo Gigio. Questo è. Perché l'hanno guardato.
vivendo nei prodotti. Questo è il tipo di intelligenza che descriviamo adesso, che è ovunque, che voi incontrate tutti i giorni. Tutti i giorni noi ci confrontiamo con questo agente intelligente e non ci sogniamo di parlare con lui. Non gli mandiamo i messaggi del radiotelescopio come Carl Sagan, come incodificato. Questa è una macchina intelligente a livello della lumaca e della medusa. Ciononostante è una macchina intelligente che impara, decide, pianifica, ragiona, ottiene i suoi risultati e ha capacità sovrumane perché ha accesso a una quantità di dati che noi non possiamo comprendere. Può osservare miliardi di persone, può ricordare tutto, può calcolare molto velocemente. Non è mica detto che essere a livello della lumaca sia una cosa negativa. Le lumache sono in giro da più tempo di noi, giusto? E resteranno in giro più di noi se avanti così. Bene, immaginate un buffet infinito. Questa è una cosa un po' strana. Anche l'algoritmo che sto usando, Stable Diffusion, scrivete Stable Diffusion, che è gratis, non riusciva a generarlo. Ho dovuto provare e provare. Il concetto di infinito in questa macchina non gli viene. È un ottimo algoritmo. E se non ve lo descrivo, ma si chiama un language model. Tu gli dai la descrizione verbale, questo genera l'immagine. Io passo il tempo a cercare di imbrogliarlo, no? E gli dico a questo algoritmo, immagina un pianeta con due soli. E lui, due soli. Ma io aspetto, perché io voglio vedere se c'hanno due ombre gli alberi. E non ce l'hanno. Perché succede questo, no? La macchina non riesce a ragionare su tutta la fisica di questo. E quindi qua gli dico, fammi un buffet infinito. Lui me lo fa, ma non riesce a farlo infinito. Allora gli ho tagliato l'immagine per darvi l'illusione. Ma la macchina non è capace di gestire l'idea di infinito al momento. Ma qual è un modo razionale per approcciare un buffet infinito? Cioè cos'è un agente razionale in economia? È un agente che sceglie le proprie azioni in modo tale da massimizzare la utilità. Quindi dovrei prendere quel piatto che mi piace di più o che mi dà l'utilità massima, magari costa di più, non lo so. Il problema è che è infinito. Se anche spendessi un millesimo di secondo o un millesimo di euro per valutare ciascuna opzione, essendo questo infinito, non potrei farlo. Non è possibile compiere scelte razionali di fronte a infinite scelte o opzioni, matematicamente. Allora, valutando quale vantaggio mi aspetto di avere da una scelta ottima e confrontandolo col costo della scelta ottima, tante volte è più razionale fare scelte a caso, perché il costo della scelta razionale è troppo alto. Se vado al supermercato, mi leggo le istruzioni e gli ingredienti di ogni singolo shampoo e passo 7 ore, e poi trovo lo shampoo che ha il valore massimo come costo e prodotto, si può spendere 7 ore, potevo guadagnare dei soldi. E non è razionale, sembra razionale, non è scelta ottima. Bene, di fronte a un buffet infinito non è razionale cercare tutto, è molto razionale avere un assistente personale che sceglie per me. Ecco l'economia dell'algoritmo che dice ti propongo dei film da guardare su YouTube, perché tanto YouTube è essenzialmente infinito e che senso ha andare a cercare? Infatti non ha alcun valore. Il famoso esempio, una biblioteca senza catalogo non ha valore. Non sai cosa c'è dentro, non sai dov'è, non sai che cosa fai. Non puoi guardarli tutti i libri ogni giorno per cercare il libro che ti serve. Senza catalogo la biblioteca non serve a niente. Senza raccomandatore YouTube non serve a niente, perché si parla di miliardi e miliardi di film e la nostra vita è troppo breve. Non sarebbe possibile vederli tutti per scegliere il migliore nello spazio, nel tempo che ho, che mi resta. Ecco, l'algoritmo ci aiuta, ci dà delle scelte, ci guarda, impara, decide, per domani cerco di darti delle scelte che ti fanno cliccare un po' meglio, vedo quello che non clicchi, vedo quello che clicchi, me lo ricordo per sempre. E si fa un modello individuale delle nostre preferenze. Nel caso ottimistico, la macchina impara un modello dei nostri obiettivi. Cosa valutiamo, cosa vogliamo. Nel caso pessimistico, dipende dall'ora della giornata in cui ci penso, a certe ore di sera dico sì, però questo sta studiando bene le debolezze di mio figlio, questo sta cercando di trovare qualunque modo per attirare la sua attenzione, così non fa i compiti, questo sta cercando di modellare come controllarlo. Noi riveliamo le preferenze, come dice Samuelson, o riveliamo le debolezze, come dico io, alla macchina. Ha una macchina che ha capacità intellettuali estremamente alte, ha più dati, più rapidità, più tutto, vede più gente.
Comunque sia, sta macchina ci osserva. Non potrebbe funzionare se non ci osservasse. E se non ci fosse sta macchina, YouTube e il resto non servirebbero quasi a niente. Questo è un problema serio. Ed è la differenza fra servire e persuadere. Una cosa è dare quello che mi serve, una cosa è dare quello che cerca di spingermi le cose per convincermi. Convincere non è servire. Ma quando io scrivo un algoritmo in Python, questa piccola differenza è sottilissima. Io voglio darvi delle cose che secondo me vi interessano. Questo cos'è? Insistere? Convincere? Servire? Non è facile. La macchina ha l'obiettivo di massimizzare i minuti che spendete sulla macchina. Questa è la funzione di costo dell'algoritmo di YouTube. Non i click, i minuti. Allora da che parte è? È un servitore? È un imbonitore? Ecco. Qui siamo arrivati a un dilemma. Che non è dell'informatico. L'informatico, poverino, culturalmente fa il suo lavoro bene, in genere funziona sempre, lo fa anche troppo bene. Poi la differenza fra l'imbonitore e il servitore la lascerà a qualcun altro, no? Bene, mi avvio a finire così non vi stanco. Gli effetti indesiderati di sta tecnologia che abbiamo costruito noi. Tutto questo, non l'ho detto mai, ma mi sembra chiaro, è tutto machine learning, dall'inizio alla fine. Apprendimento automatico, si chiamava quella volta là. C'era a Torino, tanti anni fa, quando ero studente, la Lorenza Saitta. Qualcuno conosce la signora Saitta, la professoressa Saitta? No? Sì? Beh, lei avrebbe detto, negli anni 90, apprendimento automatico. Oggi nessuno dice questa parola, machine learning. Ma ci lavoriamo da decenni su queste cose qua. Ora le abbiamo messe in azione, ma sono decenni che ci si lavora. Ha degli effetti indesiderati? Temo purtroppo di sì. In tutto il mondo, globalmente. E dal 2016 la stampa se ne accorta. Anche un po' prima. La sorveglianza. Queste macchine sorvegliano. Devono guardare tutto. Devono ricordare tutto. Addiction. Queste macchine sono brave a raccomandare le cose, ma che effetto fa su una persona, su un bambino, ricevere una ricompensa costante? A quei livelli lì, costantemente. L'attenzione. E poi il bias, non abbiamo discusso, ma chi ce l'ha detto che le decisioni che prende la macchina usando quelle scorciatoie lì siano esattamente quelle che pensiamo? Perché ci sono mille casi speciali, no? La macchina che guarda il curriculum di due applicants, di due candidati, li confronta statisticamente col curriculum degli altri candidati dell'altro anno. E però magari l'altro anno o vent'anni fa in questa azienda, non lo so, non c'erano le donne, per esempio. Ci sono due candidati, la macchina poverina fa quello che deve fare esattamente, e senza saperlo, una legge è violata. Infatti, io mi trovo spesso a difendermi, non sono uno di quelli estremisti in questo campo qui, dicono, ah, tu vuoi artificialmente cambiare la società, io voglio solamente applicare le leggi. Le leggi le abbiamo, le ha fatte il Parlamento, no? Un candidato è un candidato, un imputato è un imputato, hanno diritto a un trattamento identico, la macchina a questo momento non sembra in grado di garantirlo, non è che voglio cambiare il mondo, c'è un prodotto, voglio dormire la notte, no? Tutto qui. Esempi, ce n'è tanti di esempi. Nel famoso caso di ProPublica, un giornale investigativo che ha studiato un software in America che viene usato dalla polizia per decidere chi viene rilasciato su cauzione e chi no. Pensiamoci due secondi un attimo, no? Io non so neanche se è un buon software, se non è un buon software, se è onesto. Loro dicono che questo software discriminava razzialmente. Può essere, è possibile, probabile anzi. Per me la prima notizia è c'è un software che usa la polizia per decidere cosa fare con noi. Io vengo arrestato. Ta 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 ta. 138 domande, risposta, punteggio. No, tu non puoi uscire. Perché? Potresti rioffendere. E poi Cambridge Analytica. La compagnia che si era messa a bersagliare gli elettori in America, e anche poi in Inghilterra separatamente per due diverse elezioni, usando, pare, metodi psicologici, psicometrici, pare, perché anche lì, per manipolare il voto. E Clearview, questa compagnia incredibile che ha raccolto 3 miliardi di facce senza il consenso e vende il prodotto alle polizie di tutto il mondo per riconoscere i sospetti, senza che questi abbiano nessun modo di decidere. E che opera al di fuori dell'Unione Europea, dove questo sarebbe vietato. Fake news.
ricevere notizie raccomandate, perché è probabile che noi cliccheremo su queste notizie. L'idea di vero o falso non entra nell'algoritmo. Entra, è cliccabile o no? Questa è la domanda dell'algoritmo. Riuscirò ad ottenere un click? Se sì, eccola, subito. No? E poi potrei scegliere tantissime di queste. Sceglierò solamente l'ultima, l'uso problematico, la polarizzazione, la depressione, la dipendenza. Si sentono sempre di più teorie, congetture, ipotesi, che l'uso prolungato su soggetti deboli di queste tecnologie possa condurre a problemi emotivi e a dipendenza. E anche a livello sociale a polarizzazione. Ora, questo viene affermato continuamente. Io ho cercato veramente tanto studi seri, scientifici, con tutti i criteri che mi aspetto da uno scienziato pagato per fare il suo lavoro. Ce n'è veramente pochi. C'è tanta roba, ma scientificamente fatta bene, poca. Quella poca l'ho trovata, l'ho studiata, l'ho scritta nel libro. Per adesso siamo lì. Credo che faremo di più. Per esempio, Facebook stessa, 4 anni fa, ha pubblicato che dei loro 30.000 intervistati, il 9% dichiarava il proprio uso. No, è sbagliato. È sbagliato. È il 3,1%, non so cosa mi hai preso. Il 3,1% riportava un uso problematico. Questo è uno sbaglio. Cioè vuol dire, si sentivano non in controllo. 3% pensava di non riuscire a controllarsi, di usare la piattaforma di Instagram e di Facebook più di quanto loro volessero, ma non riuscire a evitarlo. 3% non sono tanti, ma su 3 miliardi di utenti sono tanti. È uno studio fatto da loro, chissà quanti altri studi ci potrebbero essere fatti da altri. Abbiamo avuto un caso in Inghilterra quest'anno in cui il coroner ha fatto un report dopo la morte tragica di questa studentessa Molly Russell, dicendo i contenuti raccomandati a lei dall'algoritmo sono in parte, da responsabili per la tragedia. Se non voglio darvi dettagli che non dormite, ma una storia triste di una studentessa con problemi emotivi che poi si è tolta la vita, e parzialmente, secondo Cornell, parzialmente a causa dell'algoritmo. Chissà quanti altri problemi avrà avuto, ma a me interessano che ci sono sempre dei casi di persone vulnerabili che usano gli algoritmi. E poi, altri studi, se non c'è tempo, abbiamo poco tempo, c'è uno studio bellissimo che dimostra come sia possibile ricostruire i tratti personali delle persone. Cioè, in base ai vostri like su Facebook, posso dire orientamento sessuale, età, opinione politica, religione. Studio meraviglioso dell'anno 2014, questo è anche sbagliato, era del 17, che dimostra come sia possibile targetare in modo personalizzato la pubblicità, aumentandone l'efficacia. E poi abbiamo una serie di studi che salto perché il tempo sta finendo e la gente se ne sta andando. Però ci sono degli studi seri. Allora, andiamo verso la fine. Queste macchine possono fare cose spettacolari e non possiamo vivere senza. Ed è ridicolo pensare di chiudere. Però possono assorbire i pregi e i difetti della gente che genera i dati, comprendere il processo sociale che ha generato i dati non è il lavoro dell'informatico, ma è il lavoro di altra gente che dobbiamo coinvolgere. Queste macchine possono influenzare le persone. Queste macchine possono interagire con la società in un modo che non comprendiamo ancora al momento. Abbiamo altre scorciatoie che vi risparmio, ma ce ne sono tante di scorciatoie che ci hanno portato qua. Tutte quante potrebbero essere cambiate in teoria e portarci in un posto diverso. Questa prossima volta. E qui finiamo gli ultimi minuti con questo punto. Tutte le domande interessanti in questo campo ora si trovano all'interfaccia fra due mondi diversi. Il mondo tecnico-matematico che ha prodotto questi algoritmi meravigliosi e il mondo sociale e umano che produce i dati che non comprendiamo e che poi dovrà vivere con le conseguenze. Cioè l'interazione fra i due mondi è inesplorata. Perché l'ingegnere del Politecnico in genere non viene da questo mondo e se anche gli fate una classe obbligatoria di etica non serve a niente, perché avrà l'elenco delle cose che deve evitare, povero. Non è così che si fa l'etica, no? L'elenco delle cose da evitare. Sono due mondi che devono parlarsi.
il che crea frustrazioni infinite, almeno in me. Perché poi devi parlarci questi qua. Il rischio è che prenderemo scorciatoie di nuovo anche in questo caso qua, perché è facile, anche parlando di queste cose. Quindi, la storia non è finita. La macchina l'abbiamo fatta. Fa delle cose bellissime. Non c'è speranza e non ha neanche, sarebbe irresponsabile dire torniamo indietro. Non solo è impossibile, sarebbe folle. Eppure stanno arrivando i momenti delle scelte difficili. E arriveranno quando uno con la startup, e non voi, che siete persone serie, vi dirà ma è inetico guidare visto che la macchina fa meno incidenti delle persone. Al momento la macchina fa un po' più incidenti delle persone, ancora adesso. Il numero di incidenti per 100.000 chilometri è calcolato. Nelle macchine adesso è un po' più alto. 5 anni dopo sarà più basso. E verranno a dirvi, non è etico guidare. Mettete in pericolo gli altri. E quando qualcuno dirà, l'algoritmo che concede i prestiti è più efficace della persona, vi diranno, ma non è etico usare le persone, il giudice, quello che fa le ammissioni della scuola. L'algoritmo è molto meglio. Lo diranno perché gli conviene, ma lo diranno. Preparatevi una risposta oggi. Non aspettate che venga fuori questo problema fra 5 anni e poi cercate un filosofo. Il momento è fare le cose prima. L'ora delle decisioni. Questo è il famoso finale di Norbert Wiener nel suo libro bellissimo L'uso umano degli esseri umani. È un libro molto, molto dark e pessimistico su queste cose. Lui dice, l'ora delle decisioni bussa alla porta. L'ora è tarda e le decisioni bussano alla porta. E purtroppo è così. Adesso stiamo arrivando al punto delle decisioni e dobbiamo decidere cosa vogliamo. Il Parlamento europeo sta per decidere cosa vogliamo. Quest'anno, 2023, la legge verrà approvata. Ma molte di queste leggi vengono scritte avendo in mente un tipo di intelligenza che non è quella che abbiamo costruito noi. Quando sentite quello che dice voglio mettere una legge che inserisca un microchip etico in ogni prodotto, cosa vuol dire? E quando arriva quell'altro dice facciamo un esperimento del carrello. Io ho un carrello ferroviario, c'è uno scambio, se andate di qua c'è un burrone e la persona muore. Di là invece non c'è il burrone, però c'è la scolaresca. Cos'è più etico, morire il passeggero o ammazzare i bambini? Dilemma etico. Libri, libroni, lezioni, corsi di filosofia etica. Ma nella macchina questa decisione qua non c'è mai. La macchina non funziona così. La macchina funziona come la medusa. Ha dei riflessi, fa dei calcoli. Non è che sa che questo è un pregiudicato, quello è un bambino. Capite? Che senso ha fare delle leggi, delle proposte che non hanno nulla a che fare con la realtà? Partiamo dalla realtà. Come si fa a dire a Facebook? Ci hanno provato i politici. Blocca le fake news. Vabbè, come funziona? Com'è l'algoritmo di Facebook che calcola la probabilità che qualcuno cliccherà su un articolo? Come fa a sapere se la notizia è falsa? Dov'è il punto in cui la macchina... E quanti colleghi hanno speso soldi e tempo promettendo e cercando di capire dal contenuto di un messaggio se è veritiero? Ma com'è possibile? La famosa fake news in cui in una pizzeria di Washington in cantina c'era un covo segreto dove abusavano i bambini, questi di QAnon, così nasce QAnon. Come fa l'algoritmo a dire se è vero o se è falso? Il problema si è risolto quando la polizia è andata lì e ha visto che il posto non ha la cantina. Allora il problema si è risolto. Fino a prima non c'era modo per l'algoritmo di capirlo. Non si può autoingannare, almeno noi, almeno al Politecnico. Regolare, per legge, una tecnologia che non esiste, ci fa sentire bene, ma non risolve i problemi. Quello che manca sono studi scientifici seri sull'effetto sociale e individuale di questa tecnologia qui. Cambiare il modello di business, che è una cosa importantissima, regolamentare in modo serio quali segnali la macchina può o non può usare, per esempio, obbligarli a essere ispezionabili. Al momento le compagnie dicono sì, ma c'è una rete neurale con 6.000 livelli, non è ispezionabile. Io personalmente direi, volete guadagnare questi soldi? Avete l'obbligo morale di renderli ispezionabili. Se non siete capaci, non è un problema del paese. Scommettete che di lì a poco qualcosa salta fuori, con un sistema di licenze. Ecco, questo nei casi di uso
pericoloso. Poi, tutti gli altri casi, sai, per mettere a fuoco la fotografia, a me, per mettere il parcheggio automatico, non è una cosa da regolamentare. Caso per caso, uso per uso, il Parlamento europeo sta iniziando a distinguere i casi in cui vanno regolamentate le tecnologie e i casi in cui bisogna lasciare l'innovazione a se stessa, che sono importantissime. Questo è un discorso politico del 2023. Cosa lasciare a se stesso e cosa regolamentare. Ne sentiremo parlare molto, a parte il fatto che ci saranno altre questioni sui giornali, ma cercate queste notizie, perché cambieranno molte cose. Detto questo, abbiamo pochi minuti. Lista della spesa. Chi di voi vuole occuparsi? Quando è lecito usare tecnologie persuasive? In quali casi? Quando è lecito usare algoritmi per governance? Si può governare un paese usando algoritmi? Che effetto ha il sistema di raccomandazione sull'opinione politica dell'utente? Perché guardate che non è mai successo prima che una macchina con sé e 3 miliardi di utenti decide chi legge cosa, quando e perché. Questo può cambiare molte cose, ma non sappiamo come. Si può creare polarizzazione? Non lo sappiamo. Quando si parla di uguaglianza e di discriminazione, attenzione, ci sono molte nozioni filosofiche diverse di uguaglianza. Quale di queste bisognerà implementare? Non deve dipendere dal tecnico e non può essere risolto da 4 persone da Microsoft. C'è una tradizione culturale enorme nelle scienze umane che discute cos'è l'uguaglianza. Non si può far finta. Ecco, c'è un intero universo di cose da fare all'interfaccia fra questi mondi. Tra l'altro, forse è il caso di iniziare a pagare per questi servizi. Se noi pagassimo tanto per questi servizi, ci sarebbe meno bisogno di continuamente obbligarci a convincerci a guardare un film costantemente. Perché la compagnia è pagata dalla bolletta, per esempio. Potrebbe essere una buona idea mettere una bolletta. E avanti, e avanti, e avanti. Discussioni da fare. Allora, la strada davanti è lunga. Voi avete tempo più di me per fare le cose bene al Politecnico e le farete benissimo. Non basta fare funzionare l'algoritmo perché poi c'è della gente che deve usarlo. Voi lo sapete già. Quello che stiamo pagando adesso è la distanza enorme tra le due culture, tecnica e umanistica. Ora si vede che c'è un costo. L'Italia, secondo me, è collocata nel posto perfettamente giusto per agire su questa interfaccia, molto più di altre culture, posso dirlo, senza offendere nessuno. Abbiamo questa base, voi vi sembrerà strano perché la date per scontata, ma io devo confrontarmi ogni giorno costantemente con colleghi e studenti che hanno formazioni veramente diverse, che è stimolante, ma mi rendo conto che ogni volta non hanno studiato le cose che ho studiato io, a scuola. Voi avete la stessa cultura, più o meno, degli italiani, questo è il posto nostro. Le scienze umane, le arti, le scienze sociali, l'interdisciplinarità e avanti così. C'è un libro in arrivo, scrivetevelo, La Scorciatoia, così Alessia è contenta, e basta. Grazie. Grazie Nello, ci hai dato tantissimi pensieri, tantissimo nutrimento. Ci sono domande? Abbiamo... Stavo io. Ok, intanto grazie perché è stata una lezione molto bella, avrei un sacco di domande. Solo un punto mi interessa tantissimo, che è quello che ha toccato alla fine, cioè della frontiera fra queste due discipline e di come adesso c'è questo primo tentativo di regolamentazione a livello europeo. Volevo capire, secondo la sua opinione, come la pensa lei su questo? Qual è una strada oggi che vede più percorribile? Mi spiego, se una regolamentazione pubblica
quindi che so, degli hub pubblici dove condividere conoscenza, se invece stimolare la crescita privata di startup, eccetera. Perché io lavorando nel settore è una cosa molto affascinante in ambito privato, ma la vedo molto lontana dalla mia realtà quotidiana. Quindi volevo capire quale strada lei vede proprio perché ci sia tra 10 anni la startup che abbia i criteri adeguati per sviluppare l'algoritmo secondo quello che ci ha illustrato prima. Sarò breve perché non voglio togliere lo spazio agli altri, però questa è la vera domanda di questi anni. Ecco perché è interessante lavorare in questi anni. Ci sono 3 strade principali per pensare a questo spazio. Il modello americano, in cui i dati appartengono all'azienda privata e l'utente, tutto sommato, se non chiede di uscirne, per default è incorporato. C'è il modello cinese, dove i dati appartengono allo Stato e il cittadino ha controllo limitato. E poi c'è il modello europeo, in cui abbiamo già scritto nella legge che i dati appartengono al cittadino. L'Europa non è un posto piccolo, siamo 500 milioni di cittadini con soldi. Quindi è un mercato che non si può ignorare. E appena l'Europa mette delle regole, è necessario seguirle per molte compagnie e a quel punto, avendo fatto poi il prodotto compliant con l'Europa, ci accorgiamo che il Canada e l'Australia adottano, la California stessa, adottano i modelli europei. Quindi abbiamo un potere enorme in Europa di dettare le regole. Non bisogna sprecarlo. Allora, la domanda era, ho dimenticato la domanda, era come si fa. Ecco, il trucco è non bloccare l'innovazione. Non c'è bisogno di un cervello per dire sempre di sì a tutto o sempre di no a tutto. Dire qualunque compagnia va sempre bene, c'è bisogno di molto. Dire fermi tutti, fate altro, fate falegnami, cervello non serve. Il cervello serve in mezzo. Quali tipo di applicazioni dell'algoritmo sono o non sono accettabili per noi? Questo non è dello scienziato, questo è del Parlamento. È un fatto di valori. Nell'industria farmaceutica non si dice l'aspirina fa bene o fa male. L'aspirina in questa dose, in questi soggetti, per queste malattie, è accettabile. Si regola l'uso della tecnologia, non la tecnologia. L'Europa sta tentando questa strada per non bloccare l'innovazione. Usare il riconoscimento facciale per sorveglianza a distanza da parte dello Stato è vietato. Questo è nella proposta di legge. Usare sorveglianza a distanza facciale magari dall'iPad per sbloccarlo è concesso. Caso per caso, il metodo e l'uso vengono discussi dal Parlamento, che ha messo tra l'altro un'appendice in fondo alla legge dicendo qui elencheremo i futuri casi e intersezioni perché non possiamo sapere cosa inventeranno domani queste altre aziende. Questa è la strada. Costantemente tenere gli occhi aperti, perché ora non sappiamo cosa sarà possibile domani e non vogliamo rallentare le aziende, perché tra l'altro il modo migliore per plasmare il futuro è generare il futuro noi. Se noi accettiamo di non essere noi a generare il futuro come Europa, lo faranno gli altri, lo faranno i cinesi, gli americani. Quindi dobbiamo essere noi a fare le aziende, quindi la legge non può bloccarci nelle aziende, però saremo noi come Parlamento a decidere di caso in caso come regolamentare. Se c'è un'altra domanda proprio brevissima, vedo lì, la stiamo proprio rubando, mi raccomando, domanda secca, risposta secca. 2 secondi. Spero di essere brevissimo. Io mi sono sempre domandato qual è la vera definizione di appunto intelligenza e quindi di magari cosa differenzia un uomo medio da geni come per esempio quello più famoso Albert Einstein. E la domanda è, lei ritiene che gli algoritmi attuali di machine learning e deep learning possono essere definiti intelligenza come la intendiamo noi o è un'intelligenza che noi non possiamo comprendere? Grazie. Questa la so bene. Allora, è vero che c'è una confusione enorme ed è vero che l'intelligenza umana è stata presa come esempio di intelligenza
Ed è vero che ci sono differenze fra l'intelligenza umana, ma non esiste una singola dimensione in cui possiamo mettere in fila le persone, Barbara ovviamente, e poi ci sono anch'io. Non abbiamo questa cosa qua, purtroppo, cioè se fosse tu saresti sempre in avanti. Ma abbiamo diverse dimensioni. E l'esempio che uso nel libro che comprerete tutti è: questo atleta è in forma. Cosa vuol dire essere in forma? Cos'è? Più veloce, più forte, più magro, più... Cos'è? Non c'è un numero che quantifica quanto è in forma quell'atleta lì. Chi fa una gara, chi fa un'altra gara. È uguale. L'intelligenza del corvo è diversa, è più alta o più bassa dell'intelligenza della piovra. Non so, nel loro ambiente fanno cose diverse. L'idea di cercare di quantificare con un numero l'intelligenza è sempre stata un problema. E quasi sempre noi definiamo l'intelligenza in modo tale da distinguere noi umani dal resto degli altri agenti. È così che l'abbiamo creato sempre, questo numero. È vero che negli esseri umani c'è qualcosa che gli psicologi studiano, che chiamano the G-factor, che è una correlazione che esiste fra molti compiti diversi. Chi è bravo in matematica è bravo anche in linguaggio e avanti così. Ma non c'è dubbio che è fuorviante e non porta molto lontano immaginare l'intelligenza come una cosa. Non è il peso, non è l'altezza, è uno spazio a molte dimensioni. E forse questa parola ci confonde. Staremo qui, credo, tutto il pomeriggio ad ascoltarti, Nello, ma io avverto la presenza minacciosa dello staff che mi dice che dobbiamo ringraziare il nostro speaker per questo bellissimo, bellissimo colloquio. Grazie a tutti e buona continuazione.